Vi ringrazio per aver acquistato questa video lezione dal mio sito internet corteonline.it. L'argomento di oggi è le strutture dati in G++. Una prima della video lezione sarà disponibile per tutti al canale YouTube. Oggi l'argomento è appunto le strutture dati e la loro implementazione in linguaggio di programmazione ad alto livello, e in particolar modo al C++. Innanzitutto dobbiamo domandarci perché di struttura tratta i dati. Noi sappiamo che tutti i linguaggi di programmazione dispongono di tipi di dati detti semplici o atomici, come i tipi numerici, gli alfanumerici, in alcuni casi i booleani. Questi dati possono essere utilizzati per rappresentare delle variabili di tipo semplice, risolvere quindi dei semplici problemi di carattere, diciamo, algoritmico, abbastanza banali, ma quando dobbiamo organizzare una grossa quantità di dati e gestirlo attraverso un programma, dobbiamo utilizzare delle strutture dati personalizzate. Collezione di dati molto ben organizzate e definite dall'utente in base alle esigenze, diciamo, del proprio programma. Quello che viene detto appunto la progettazione logica dei dati. In particolar modo però noi analizzeremo le strutture dati astratte e anche in relazione ai meccanismi di memorizzazione. Infatti loro utilizzano la memoria RAM per la memorizzazione, sono strutture temporanee, al termine del programma il loro contenuto è cancellato, e quindi diciamo sembrerebbe da un primo approccio che non sono abbastanza utili. In realtà non è così, perché molti problemi si risolvono nell'informatica e nel linguaggio di programmazione utilizzando queste strutture dati all'interno della memoria centrale per aumentare la velocità di esecuzione del programma, caricandone magari la sorgente dati esterne, quale possono essere un file o un database. Queste strutture dati a loro volta possono essere statiche o dinamiche. Partendo dal presupposto che una struttura dati è una collezione organizzata di dati che comunque ha una sua cardinalità, cioè un numero di elementi, e una sua definizione di elemento, cioè l'elemento rappresenta un singolo elemento di questa collezione, le strutture dati statiche vengono definite all'inizio del programma e rimangono, con la stessa dimensione, con la stessa tipologia di elementi per tutta la durata del programma. Esistono anche però delle strutture dati dinamiche che permettono di appunto modificare il numero di elementi della collezione durante l'esecuzione del programma e anche in alcuni casi la tipologia dei loro dati. In questi casi vanno le strutture dati dinamiche, e un esempio classico nel C++ nel C sono appunto le strutture dati che vengono utilizzate attraverso i puntatori, che però non sarà oggetto di questa video lezione. Le strutture dati a loro volta si classificano in omogenee e eterogenee. Le strutture dati omogenee sono caratterizzate da essere costituite da collezioni di dati dello stesso tipo. L'array, il vettore, rappresenta appunto una struttura dati monodimensionale costituita da elementi dello stesso tipo con un nome collettivo, per esempio vet, e i cui elementi sono identificati mediante un indice. La matrice è l'equivalente bidimensionale del vettore perché è costituito da righe e colonne. Poi esistono degli altri strutture dati astratte, appunto la struttura numerativa che rappresenta il tipo insieme, per esempio l'insieme dei colori di un capo di abbigliamento, oppure l'insieme dei numeri estratti alla roulette, e così via. Strutture dati eterogenee, che hanno un'applicazione molto ampia, sono i record. Che cos'è un record? Il record è la traduzione informatica del concetto di informazione. Noi sappiamo che l'informazione rappresenta una collezione di dati organizzata che dà senso compiuto all'oggetto della nostra rappresentazione. Se immaginiamo di dover rappresentare l'informazione all'uno di una classe, dobbiamo andare a dare i dati fra esso correlati, nome, cognome, età, e questo rappresenta un record. Una collezione di record dello stesso tipo, stessa tipologia, viene chiamata tabella ed è quindi omogenea. Quindi qui abbiamo poi citato alcuni esempi di dati, strutture dati, come definisce una struttura numerativa nel C++, per esempio i colori, c'è una cardinalità 0, 1, 2, 3, poi vedremo questi 0, la definizione di un vettore di interi, implicita, perché abbiamo praticamente il numero degli elementi già che compongono una struttura, o questa in caso float data, una struttura dati, data. La stringa, per esempio, è un array di caratteri, quindi anche questa va gestita sotto forma di array.
anche se noi sappiamo bene che nel linguaggio C++ il titolo del libro è la gestione delle stringhe. Ma qui stiamo parlando non di stringa come nuovo tipo di dati, che per esempio ammesso in altri linguaggi di programmazione come il C Sharp, per intenderci, un bellissimo linguaggio di programmazione moderno, ma qui come sequenza di caratteri, diciamo. Benissimo. Tornando al discorso del record viene definito prima come modello di dati, in questo caso è proprio astratto, perché qui sto definendo attraverso la parola chiave struct, il nome della struttura, appunto la mia struttura. Poi dopo diventa concreta, e quindi una variabile di tipo strutturata, quando vado a definire praticamente la dichiarazione di questi alunni, praticamente come classe, come tabella. Infatti, qui viene definita alunno classe di 30, vettore di record, che sono tutti della stessa tipologia. È importante ricordarsi che le struct, le strutture di dati personalizzate anche con l'età SPDF, devono essere dichiarate prima che vengano dichiarate le variabili. È anche importante saperlo utilizzare nelle operazioni di passaggio di parametri, quando andiamo a definire delle function, diciamo, che gestiscono e compiono determinate operazioni su queste strutture. Ovviamente la modalità di accesso ai dati è basata su un accesso alla memoria RAM. Uguale accesso alla memoria RAM, l'accesso alla memoria avviene in maniera diretta o casuale, in quanto il tempo del reperimento del dato della memoria RAM è indipendente dalla posizione. Noi il vettore accediamo agli elementi del vettore fornendo la posizione relativa di un indice, ma il nostro 0 rappresenta in esatto che l'indirizzo di memoria di partenza da dove verrà allocata in sequenza la nostra struttura. Ma allora, questa non è una cosa tanto scontata, perché noi scriviamo il programma e le sue strutture dati, che vengono definite dal punto di vista logico del programmatore, come se tutto partisse dall'indirizzo di memoria 0 e terminasse all'ultima riga di codice del nostro programma. E in sequenza poi verrebbero allocati tutti i dati in maniera contigua. Nella memoria centrale questa non trova una piena rispondente, in quanto abbiamo un altro spazio degli indirizzi di memoria che ha valori completamente diversi rispetto al spazio inizio relativo e che viene convertito attraverso l'operazione di loading dopo la compilazione e linkaggio del programma dal gestore della memoria attraverso il modulo rilocabile, per due motivi essenzialmente. Il primo perché diciamo, il programma non potrà mai essere allocato dalla cella di indirizzo 0, in quanto è occupata dal sistema operativo, il famoso kernel, ma poi anche perché lo schedulatore della gestione della memoria gestisce attraverso con delle politiche diverse che cambiano dal sistema operativo al sistema operativo quale area di memoria assegnare. L'importante è che noi ci dobbiamo ricordare che nelle nostre strutture dati lo 0 rappresenta il primo valore che noi andiamo a trovare nella struttura. Poi sarà compito del linguaggio di programmazione attraverso il compilatore, attraverso il linkaggio, andare a riferire gli indirizzi di memoria a tutti. Oltretutto, definendo anche quello che è lo spiazzamento, cioè di quante celle si deve spostare, ogni qual volta va selezionando l'elemento successivo precedente al nostro, diciamo, alla nostra struttura. Perché se un array è fatto di interi, ogni intero di C++ 4 byte, lo spostamento è di 4 byte. Quindi 0, 4, 8 e così via all'interno dello spazio di indirizzamento fisico. Esistono anche degli altri meccanismi praticamente di accesso alla memoria sequenziale indice, ma sono per strutture dati diverse. Per esempio, la struttura sequenziale viene utilizzata in memoria centrale per le liste o per la CUDA, che è un'altra struttura che può essere dinamica, sono strutture dinamiche, che però diciamo non sono oggetto di questa diciamo frattazione. Allora è importante ricordarti che per accedere ad un elemento di un array è opportuno fornire l'indice e il primo valore dell'indice sarà 0, l'ultimo sarà all'inventore dell'array diminuito di un'unità. Benissimo. A questo punto viene spontaneo domandarsi se sugli array esistono delle operazioni cosiddette standard o chiamate algoritmi inutili. Ebbene sì, caricamento dei dati all'interno dell'array, la modifica selettiva o non selettiva dei dati all'interno di un vettore, conoscendo o non conoscendo la posizione, la cancellazione logica, ovvero l'oscuramento di alcuni dati dell'array. Faccio un esempio: se l'array contiene l'età di certi alunni, quando
quando andrò a cancellare un'età di un alunno dal punto di vista logico, potrò apporre un segno meno all'età per dire che quella, diciamo, età non dovrà essere conteggiata nell'elaborazione perché è stata cancellata logicamente. Poi abbiamo le famose procedure di ricerca che possono essere, diciamo, realizzate su strutture disordinate, quella sequenziale e quella con flag. Sostanzialmente la ricerca sequenziale consente di correre tutti gli elementi, di trovare tutti i vettori, di trovare tutte le occorrenze identiche al criterio impostato. Quella con flag si interrompe alla prima occorrenza, quindi diciamo anche un problema di velocità o di scopo, se volete, dei nostri algoritmi. Poi ci sono procedure di ordinamento, ricerche su strutture ordinate, ma questa è un'altra trattazione, vedremo la prossima direzione, e il compattamento, che è la cancellazione fisica definitiva degli elementi che non devo più considerare all'interno della mia struttura dati. Benissimo, andiamo immediatamente a vedere che gli algoritmi sono stati organizzati secondo, diciamo, dei sottoprogrammi. Adesso vedremo con il nostro software anche la possibilità di eseguire, diciamo, e provare l'algoritmo. Noi qui abbiamo definito dei parametri, i parametri sono sostanzialmente nella carica il x che verrà passato per indirizzo e la lunghezza del vettore. Fatto un ciclo fuori vengono letti i dati, questo è abbastanza banale. Vedete che k io lo faccio andare da 1 a l, mentre nel c++ lo faremo andare da 0 a l meno 1. Benissimo, lo stesso per la stampa, questo rettangolo giallo dichiara le variabili locali che possono essere e devono essere dichiarate nel software flow algoritmo laddove io voglio fare appunto la propria esecuzione, faremo fra un momento, e qui avviene semplicemente la stampa di elementi del vettore dal punto di vista di bilocazione. Poi abbiamo la ricerca sequenziale. La ricerca sequenziale utilizza praticamente la variabile trovato per dire se l'elemento è stato trovato come un variabile booleano. Ne fatto un ciclo for, viene fatta la prima la ricerca del valore y da cercare. Ogni volta che viene trovato viene stampato. Poi alla fine del nostro algoritmo, praticamente, avremo la necessità di andare a definire se l'elemento è stato trovato. Allora, uguale a 0 di elemento non trovato. Infatti noi qui nel suo algoritmo poi, c'è un, diciamo, un'inesattezza qui, andremo a mettere trovato nel vero uguale 1. Nella ricerca con flag, il flag a questo punto fa da interruttore, non solo per dire se la variabile è stata, cioè che quell'elemento y che io ho chiesto in input e ho cercato nel vettore viene trovato, ma anche come condizione di uscita dal ciclo. Infatti qui viene utilizzato un ciclo condizionale mentre, cioè while, che ti interrompe laddove una delle due condizioni venga a cadere, o che il flag è uguale a 1 o che abbiamo superato la lunghezza del mio vettore. In questo modo la prima occorrente viene individuata. Anche qui alla fine controllerò che tutto sia stato ben, diciamo, individuato l'elemento, altrimenti mi darà un messaggio che mi dirà guarda che l'elemento non è stato trovato. Andiamo immediatamente a vedere il algoritmo come funziona. Allora, vedete che il algoritmo consente addirittura l'esecuzione di sottoprogrammi. Il main viene costruito con i suoi dati, abbiamo definito qui il vettore praticamente come elemento